Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Di Battista non ha mai avuto realmente un buon rapporto con Davide Casaleggio, il figlio del cofondatore del Movimento 5 Stelle, ma ora sono dalla stessa parte della barricata, perché gli fa gola la piattaforma, così può prendersi tutti gli iscritti, assicurano alcune fonti parlamentari ai giornali. Perché adesso loro sono i ribelli, quelli che potrebbero fare un altro partito. Ma attenzione, ci sono tre correnti: la corrente dei governisti, quelli che vogliono che tutto rimane così com'è, ci sono quelli di Battista e Casaleggio, e poi ci sono degli altri che vogliono fare un loro partito. Bene, quelli di Di Maio, i governisti, li conosciamo. Dall'altra parte c'è Di Battista con Casaleggio che avrebbero, si diceva, 15 senatori che potrebbero assolutamente far cadere il governo, ma in realtà sono molto meno, si parla di 4, 5, 6, forse. Perché? Perché Di Battista e Casaleggio, Davide, sono per e sono rimangono fermi sul fatto che la politica non è da carriera, quindi per loro i deputati non sono uomini che stanno facendo una carriera o donne nella politica, sono semplicemente di passaggio. E quindi i politici non vogliono lasciare il movimento per andare in un posto dove sicuramente saranno disoccupati della politica quando finisce il secondo mandato. A quel punto meglio rimanere con Di Maio, che magari riesce a cancellare questo secondo mandato con Grillo. E se non dovesse riuscire, ci sarebbe quella terza possibilità, quelli che vorrebbero formare un loro partito politico. Si parlava addirittura di più di 100 parlamentari su 300, vuol dire uno su tre, il 30%. Che uscirebbero dal Movimento 5 Stelle, andrebbero nel gruppo misto, dove per legge devono andare quelli che vanno via da un partito o cacciati o di propria volontà, e da lì formare un nuovo gruppo parlamentare, cioè un partito politico. Un partito politico. E così non avere più né da pagare i 300 euro a Casaleggio per Rousseau e né non avere poi più neanche il problema del secondo mandato, potrebbero ricandidarsi e essere rieletti in questo partito. Ma l'incognita è: ma questo partito che facciamo funziona? Poi abbiamo la possibilità di rientrare in Parlamento? Superiamo la soglia di sbarramento del 3 se poi la mettono al 5? Questo è il problema sia dalla parte di Casaleggio e di Battista, sia in questo nuovo partito con i 100 che sarebbero pronti ad andare. Non sanno se passano dalla padella alla brace, dice, noi qui con Di Maio magari quello riesce a togliere con Grillo sto vincolo del secondo mandato, d'altronde l'hanno già fatto con la Raggi. Se no, se noi lasciamo quello che è sicuro per andare e facciamo la fine di Renzi e dei suoi parlamentari, che probabilmente rimarranno tutti senza lavoro, infatti Renzi sta dicendo, ma chi vuole tornare nel PD? Vada pure, io non la penso come voi, ma andate pure. Ovviamente nell'ultimo sondaggio ICSE, Italia Viva di Renzi è data al 2%. Al 2% vuol dire che tutte quelle decine di parlamentari che hanno creduto in Renzi, che ha sbagliando, io quando li ho visti passare Italia Viva ho detto, ma cosa stanno facendo? Ma cosa stanno facendo? In realtà è un partitello dal 2%, partitino, partitello, chiamatelo come volete. Lui crede ancora di avere chissà quanti numeri nelle vere elezioni, in realtà non è così. Ma intanto Di Battista, secondo alcune fonti parlamentari, sarebbe alla ricerca degli iscritti, perché comunque se Casaleggio rimane con la piattaforma Rousseau, Casaleggio e Di Battista possono scrivere a quei famosi iscritti e possono comunque dar voce ai loro pensieri. Mentre dall'altra parte non avrebbero più la piattaforma Rousseau, avrebbero solo Facebook, Instagram o Twitter. Quindi le tensioni nel movimento intanto non si placano. Casaleggio dice li porto tutti in tribunale, avrebbe detto da sempre, Casaleggio è sempre ostile all'alleanza col PD e alla trasformazione del movimento in partito. Questa affermazione che è stata
prontamente smentita dal diretto interessato, ma che ha subito avuto forti ripercussioni all'interno del pianeta. Grillino con Casaleggio che prova a fare il leone, dice qualcuno, minaccia di andar via, ma è tutto il gruppo dei parlamentari 5 Stelle che non lo vuole e lo ha già cacciato via. Ecco, non ce n'è uno che lo sostiene, conferma un'autorevole fonte pentastellate, secondo cui sarebbe priva di fondamento la ricostruzione del Corriere della Sera che conta di 20 senatori e i sostenitori di Alessandro Di Battista. Quello che vi dicevo prima. Quei 20 senatori non ci sarebbero, non ci sarebbero per un semplice motivo, perché quei due lì, Casaleggio e Di Battista, col vincolo del secondo mandato che per loro è inamovibile, la gente, secondo voi, si sposta in un partito che ti dice quando questo governo finisce o cade o termina, tu che hai già fatto due mandati sei disoccupato della politica, arrivederci, puoi tornartene a casa tua. Non potrai più essere rieletto con noi. Secondo voi c'è gente così sciocca che pensa di fare il salto proprio giù nel burrone? Allora è meglio stare con Di Maio, non si sa mai che le. Quindi, quando vi dicevo forse 4-5, ma bisogna essere ottimisti. Un partito di chi vuole licenziare quelli che arrivano, ovviamente non può esistere. Questa è l'assoluta verità. Ma loro ci credono, loro pensano che la gente sia idealista. La gente può essere anche idealista, ma con la pancia piena si può fare gli idealisti. I filosofi, gli idealisti, i moralisti, quelli, la missione del movimento. Sì, se hai appena finito di mangiare un bel piatto di carbonara in centro a Roma, che sei bello sazio, dici che facciamo? Ci facciamo un giro a Fontana di Trevi parlando di scelte ideologiche? Sì, ma se non hai lo stipendio, non hai da mangiare, o ti dicono se tu vieni con me facciamo gli idealisti, ma poi ti licenzio, uno dice no grazie, lo idealista lo faccio magari, se vi chiamo io nei prossimi giorni, ci mettiamo d'accordo. Ovviamente, ovviamente. Come fa Casaleggio Di Battista a non capire questa semplice cosa che tutto gira intorno a lì, gira intorno al vincolo del secondo mandato, è tutto lì? Ma è anche normale. Chi non penserebbe prima la mattina quando si sveglia a mantenere la propria retribuzione, il proprio stipendio? Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia e anche in Instagram, nella pagina Tele Italia di Luca Vincitore, nell'altro canale di YouTube che si chiama Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.